Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati qui in un nuovo video di Investire Consapevole. Oggi vorrei spiegarvi e analizzare con voi come fare ad investire nei mercati emergenti con gli indici azionari. Vedremo insieme l'investimento attraverso un ETF dell'iShares ad accumulazione sui mercati emergenti. Ma prima di iniziare ragazzi, come sempre vi ricordo che questi video non sono sponsorizzati, quindi l'unico favore che vi chiedo per aiutarmi con l'algoritmo di YouTube e per aiutarmi a far crescere il canale è quello di lasciare un bel like a questo video, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto perché siete in molti che guardate i video e non siete ancora iscritti e attivate la campanella per non perdere tutti i prossimi aggiornamenti. Ma iniziamo immediatamente e cerchiamo di capire qual è questo ETF. Innanzitutto, ragazzi, l'ETF in questione che analizziamo oggi è l'iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF ad accumulazione. Il ticker è EIMI. Se lo volete cercare sul vostro broker, sul vostro conto titoli, mentre l'ISIN è IE00BKM4GZ66. Quindi, con un prezzo di azione di 26,30 euro per ogni singola quota di questo ETF, ragazzi, parliamo di un prodotto finanziario che replica i titoli azionari dei mercati emergenti di tutto il mondo. Oggi vorrei fare un'analisi per quanto riguarda questo ETF, ragazzi, partendo dal KID. Come vi ho già detto in altri video di questa tipologia, i documenti fondamentali per analizzare un prodotto finanziario, in particolare gli ETF, sono il KID e il foglio informativo. Oggi partiremo ad analizzare l'ETF dal KID, quindi il KID, ragazzi, è un documento che riporta le informazioni chiave per gli investitori. Qui potete vedere il titolo dell'ETF che stiamo andando ad acquistare e una serie di dati come l'ISIN. Che prodotto è, ragazzi? È un ETF, ovvero un Exchange Traded Fund. Vediamo qual è l'obiettivo e la politica di investimento dell'iShares per quanto riguarda questo prodotto finanziario. Infatti, questo prodotto finanziario è inquadrato come azionario puro e mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di crescita di capitale e reddito, con riferimento quindi alla replica dell'indice MSCI Emerging Markets Investable Market Index, il cosiddetto IMI, che è preso come riferimento per quanto riguarda questo prodotto finanziario. La categoria di azioni, quindi gestita tramite il fondo, viene gestita in modo passivo e mira a investire per quanto possibile e fattibile nei titoli azionari che compongono l'indice. L'indice misura i risultati dei settori a grande, media e bassa capitalizzazione dei mercati azionari dei paesi emergenti. Inoltre, il fondo utilizza tecniche di ottimizzazione per ottenere un rendimento simile all'indice con alcuni particolari stratagemmi che non vi sto ad elencare perché entreremmo troppo nei tecnicismi e non fa parte di ciò che vi voglio trasmettere con questo video. Il fondo, inoltre, può impegnarsi per operazioni di prestito a breve termine per quanto riguarda i propri investimenti nei confronti di terzi. Il fondo dice inoltre è adatto agli investimenti a medio e lungo termine, le azioni dell'investitore saranno ad accumulazione, quindi i dividendi saranno reinvestiti attraverso il fondo e sono denominate in dollaro statunitense. Inoltre, le azioni sono quotate su varie borse, tra cui anche la borsa italiana. Come profilo di rischio abbiamo 6 su 7, perché generalmente, ragazzi, l'indice azionario puro è sempre tra i più rischiosi come rapporto rendimento-rischio. Inoltre abbiamo una spesa annua molto bassa, la potete vedere qui dello 0,18%. Le performance passate le potete andare a vedere in questo grafico in formato tabellare. Poi ci sono una serie di informazioni pratiche che potete andare a leggere da voi. Per quanto riguarda invece il foglio informativo, ragazzi, ci sono alcune informazioni di base che adesso in realtà andiamo a vedere da questa interfaccia che è molto più semplice da gestire per farvi
fare i video è molto più chiaro. La dimensione del fondo, ragazzi, come potete vedere, è di circa 13,6 miliardi di euro. Quindi parliamo di un fondo davvero molto molto grande e che è presente sul mercato da molti anni, ovvero, come potete vedere, la data di lancio è il 30 maggio del 2014. Quindi presenza sul mercato da oltre 8 anni. La replica di questo indice, ragazzi, è fisica, quindi materialmente la iShares acquista le azioni presenti nell'IMI, che è l'indice che va a replicare, in maniera campionata, ovvero in funzione della dislocazione geografica e in funzione dei settori di investimento va a selezionare un numero di aziende rappresentative, quindi sia per la distribuzione geografica che per quanto riguarda dalla distribuzione dei settori di investimento, che vedremo a breve. La struttura legale, abbiamo detto che è un ETF, non c'è copertura valutaria, quindi siamo esposti al rischio cambio. Come vi dico sempre, ragazzi, l'esposizione al rischio di cambio può essere sia positiva che negativa a seconda dei periodi. Quindi se lo deteniamo per il lungo periodo, ragazzi, probabilmente non ci saranno grossi problemi e grossi scossoni dovuti ai fattori di rischio cambio. Il domicilio del fondo è in Irlanda, quindi è un ETF armonizzato e acquistabile tranquillamente da noi investitori italiani. La politica di distribuzione, abbiamo detto, è ad accumulazione, quindi vengono reinvestiti i profitti generati dalle aziende all'interno dell'indice. Abbiamo questi altri dati che vi potete analizzare da voi, ragazzi. Le performance passate, possiamo vedere che l'indice dei mercati emergenti ha ottenuto in realtà nell'ultimo anno una perdita del 17%, però negli anni precedenti ci sono stati buoni guadagni. Infatti nel 2021 è salito del 7,25%, nel 2020 dell'8% e nel 2019 di quasi il 20%. Quindi parliamo di un prodotto che tutto sommato offre buoni rendimenti, quindi i mercati emergenti stanno performando bene negli ultimi anni, salvo chiaramente il 2022, che è un anno critico per tutti i settori e per tutti i paesi del mondo. Vediamo quali sono le esposizioni di questo indice, proprio per capire in cosa andremo a investire. Il peso delle prime 10 partecipazioni sulle 2171 presenti all'interno dell'indice di riferimento, ragazzi, è del 20%. Di cosa parliamo? Il 5% investito in Taiwan Semicont Man Ord, il 3,46% in Tencent, 2,8% Samsung, 2,4% Alibaba, 1,4% Meituan Dianping, 1,3% in Reliance Industries, 0,9% in JD.com, 0,8% in Infosys, 0,79% in China Construction e lo 0,76% in ICC Bank. Quindi queste sono le prime 10 partecipazioni. I paesi in cui si va ad investire con questo indice, ragazzi, sono in realtà la Cina al 26%, Taiwan al 15%, l'India quasi al 15%, la Corea del Sud all'11% e poi ci sono altri paesi tra cui Brasile, Arabia Saudita, Repubblica Sudafricana, Thailandia e Hong Kong, che sono comunque paesi in forte via di sviluppo. I settori nei quali si va ad investire sono finanza per quasi il 20%, così come informatica, beni voluttuari per il 13%, telecomunicazioni per l'8,5% e poi a seguire abbiamo materie prime, industria, beni di prima necessità, energia, salute e altri in maniera più piccola. Quindi capite bene che c'è una buona diversificazione sia dal punto di vista geografico che dal punto di vista dei settori di investimento. Qui potete leggere, come sempre, ragazzi, la descrizione fatta dal Just ETF, che è il sito che io vado ad utilizzare per analizzare i prodotti finanziari su cui investo e che vi consiglio di andare a guardare, anche perché è un sito gratuito, ragazzi, si può fare la registrazione gratuita e si possono anche simulare alcuni portafogli di investimento che decidiamo di costruire. Inoltre, ragazzi, potete vedere i grafici delle performance
di questo ETF anche con riferimento all'investimento dalla data di lancio, ovvero dalla fine, dall'inizio del 2014. Se avessimo investito attualmente saremmo con un guadagno negli ultimi 8 anni di circa il 46%. Inoltre potete vedere come sempre i rendimenti anno su anno di ogni singolo quindi riferimento temporale e i rendimenti periodici in percentuale con la mappa del calore che come sempre vi dà uno sguardo complessivo, vi può far dare uno sguardo complessivo a come ha performato questo prodotto finanziario in tutti gli ultimi 8 anni con riferimento ad ogni mese. Potete vedere quindi in verde i mesi positivi che addirittura arrivano a un 9% di positività nell'aprile 2020, mentre hanno come minimo il meno 16% del marzo 2020, quando c'è stata la fortissima crisi dovuta alla pandemia Covid-19. Come vi dicevo prima, ragazzi, la quotazione c'è su varie borse, tra cui anche Borsa Italiana, che ci farà tranquillamente andare ad acquistare il titolo attraverso la nostra borsa locale. Poi abbiamo anche la volatilità che va da circa un 10 a circa un 25% di massimo relativamente ad un anno, con i riferimenti che potete vedere qui sotto che non sto a leggervi per brevità di video. Inoltre, ragazzi, sul foglio informativo potete vedere la crescita di $10.000 o euro dall'avvio, che in questo momento in realtà è scesa parecchio proprio per effetto della crisi che sta andando a colpire l'intero settore azionario. Potete vedere sempre su questo foglio informativo la performance del fondo rispetto al benchmark di riferimento. Come potete vedere siamo tutti gli anni molto vicini, quindi la replica è abbastanza fedele e viene fatta in maniera abbastanza buona. I settori di investimento li vedete tutti qui, in realtà l'esposizione geografica altrettanto, parliamo sempre di mercati emergenti, quindi sono paesi in via di sviluppo. Inoltre, ragazzi, ci sono caratteristiche di sostenibilità che non abbiamo visto prima ed è classificato come rating ESG, come BBB, quindi non altissimo a livello A, ma a livello B c'è sempre una buona componente di sostenibilità per quanto riguarda le aziende presenti nell'indice. Inoltre, ragazzi, potete vedere una serie di informazioni molto importanti in questo foglio informativo che vi vanno a completare tutta la struttura per darvi la possibilità di capire e di chiarirvi in maniera molto precisa e puntuale ciò in cui state andando ad investire. Bene, ragazzi, se questo video vi è piaciuto, io vi chiedo di condividere e vi chiedo di commentare questo video, lasciate inoltre un bel like e iscrivetevi al canale se non l'avete fatto, senza dimenticarvi di attivare la campanella per non perdere tutti i prossimi aggiornamenti. Io come sempre vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!